qua da Barcellona, Dario Vignali, Vittorio Civinini. Boom! E oggi vorremmo parlarvi di 5 strategie per portare il vostro profilo Instagram a un livello superiore. Faccio io. E quindi passiamo subito ai consigli. Qual è il primo errore che commettono tutti? L'immagine del profilo. Scelgono l'immagine del profilo completamente a caso. L'immagine del profilo in realtà non è zoomabile, quindi deve essere una foto di voi per bene, che vi si veda, magari con un bel sorriso. Cioè, questa situazione è quando vedi una bella ragazza vuoi zoomare, ma non vuoi. E quindi rimarrete anche più impressi nella mente delle persone nel momento in cui scorreranno la lista dei loro utenti e vi vedranno immediatamente nonostante la foto sia piccola. Okay. Un'altra cosa che nessuno fa, un altro errore, è sfruttare veramente le caption. Quanti usano un copy and paste di un rigo banalissimo? Sì, gli aforismi, questi aforismi. Sì, no, invece dovete usarla per raccontarvi. Storytelling. Per me utilizzare le foto di Instagram per fare storytelling. Pubblichi una foto, racconta che cosa rappresenta questa foto, perché l'hai pubblicata, che cosa ci sta dietro, qual è la storia che la riguarda. Esattamente, e poi che dire, trovare una caratteristica particolare che vi distinga dagli altri nei vostri contenuti. Quindi, ok, trovare un'uniformità cromatica, ok, mettere... Spieghiamola questa, uniformità cromatica è utilizzare sempre un certo stile di fotografia, sempre circa dei colori simili tra loro tra le foto. Se andate a vedere il mio profilo, utilizzo un teal orange e vedrete come le foto sono abbastanza equilibrate nei colori l'una con l'altra. E questo è già un primo passo super importante, nel senso che molti non lo fanno nemmeno, però cercate di trovare quella caratteristica che vi distingue da tutti gli altri. Non so, può essere un oggetto che vi portate sempre insieme, oppure può essere un'inquadratura, quindi una cosa molto più bella. Ecco, a me una cosa interessante è che alcune volte le persone mi scrivono: riesco a riconoscere le tue foto ancora prima di leggere l'username prima della foto, no? Che vedono la mia foto e dicono: ok, questa è di Dario, senza aver letto Dario Vignali prima della foto. E quindi un'altra cosa invece veramente importante, una cosa veramente importante che in tantissimi danno per scontato, è connettere il proprio account Facebook all'account Instagram. Una cosa che a volte nessuno dice: ah no, non lo faccio, non so neanche perché. Però in realtà, nel momento in cui voi connettete i due account insieme, a tutte le persone che avete amiche su Facebook arriverà una notifica e gli dirà: questa persona, cioè voi, ha appena creato il suo username Instagram. E se avete migliaia di amici, migliaia di persone riceveranno la notifica che avete creato il vostro account Instagram e vi seguiranno magari molti di questi, quindi potete fare centinaia di nuovi follower in poco tempo. E questi erano i primi 4 consigli. Il quinto consiglio super importante è metterci la faccia. Credo sia una delle cose più importanti di tutti. Vedo tantissimi ragazzi che dicono: Vittorio, Dario, voglio fare l'influencer, e poi in realtà nelle stories non parlano. No, ma questa è una cosa che mi fa proprio incazzare. Le stories sono state create per raccontare delle storie. È vero. Ok, la gente prende il telefono e poi filma paesaggi, non parla mai, non racconta niente, eccetera. Se voglio vedere un paesaggio, vado su Google, cerco il nome del posto e mi vedo tutte le foto dei paesaggi che voglio. Oppure su Vimeo vedo i video di viaggio. Quando guardo le stories di una persona, immaginate un po', è perché voglio vedere quella persona. Esattamente, bisogna superare quel blocco emotivo, quella timidezza iniziale che ci porta a non parlare, e basta fare le foto con le scritte. Non puoi vedere una stories di 30 foto con 30 scritte e 30 emoji. No, infatti, quando guardo le stories di qualcuno, io vorrei vedere quel qualcuno che seguo perché mi interessa parlare e raccontarmi qualcosa della sua vita o della sua giornata o di lui, no? Anche perché comunque Instagram, come tutti gli altri social, è fatto per interagire, e se non siete voi primi ad interagire, nessuno interagirà con voi. Certo. Quindi questi erano i 5 consigli del TG della mattina qua da Barcellona. Faccio io.